creare animosità non è nelle mie intenzioni, però sinceramente quello che si capisce del PDL è che si capisce che siete in una confusione estrema, perché vorrei capire dal voto negativo che avete espresso stamattina in commissione, mi pare di capire dagli interventi del consigliere Garibaldi e del consigliere Bagnasco che improvvisamente nel volgere di una giornata siete passati ad esprimere un parere positivo su questa proposta. No, stamattina avete votato contro in commissione, probabilmente dei limiti di concentrazione io cercherò di migliorare nel tempo, magari facendo qualche esercizio, però stamattina mi sembrava che voi aveste votato in maniera negativa e oggi improvvisamente votate in maniera positiva. È tutta la giornata che non si capisce bene come votate e perché votate. Questa è anche una discussione alquanto stucchevole, perché vorrei capire, veramente io vorrei iscrivermi anche come è già scritto il collega Melgrati e come ha detto il Presidente al gruppo degli sviluppisti, però dobbiamo decidere qual è lo sviluppo che vogliamo dare alla nostra regione e al nostro paese. Voi date sempre ricette ormai passate e superate, perché se pensate che il piano casa rivisto per la terza volta possa dare delle opportunità, mi dovete anche dire in altre regioni governate da voi dove ha dato queste benedette risposte. Allora, lo sviluppo vero è riqualificare gli edifici, dobbiamo capire questo. Noi non ci siamo sottratti al confronto sul piano casa, abbiamo superato anche le barriere ideologiche, abbiamo detto che sui piccoli condoni potevamo trovare una mediazione, l'abbiamo trovata, ci siamo messi a disposizione del confronto, giusto per non cadere nei vostri tranelli, per non dare possibilità di strumentalizzazioni che fate in maniera demagogica. Allora, il governo del fare che ha citato Melgrati ha fatto fare agli italiani la strada del baratro. Il milione di posti di lavoro sono milioni di disoccupati, di inoccupati, di giovani precari. È questo quello che consegnerà alla storia di questo paese il governo Berlusconi e il vostro governo. È di questo che dovrete rendere conto voi e la Lega Nord. La Lega Nord, partito federalista, che non riesco a capire, accetta che una legge urbanistica vada a incidere sulla politica urbanistica a livello regionale. Accettate questo, avete proposto questo nel decreto di sviluppo e poi ci fate la morale sulla tutela ambientale o altro. Il giorno dopo venite fuori sul fatto che ci sono lacci e lacciuoli, troppi vincoli, che bisogna liberare i vincoli per far ripartire l'economia. I posti di lavoro persi è perché il cemento non tira più, lo sviluppo deve essere un altro, il confronto politico deve essere su questo, non sul piano casa. È questo che dovete mettervi in testa. Ve lo dico, in totale umiltà, vorrei confrontarmi su questo, non su una leggina, una normativa o un piccolo lacciuolo, perché comunque sia, l'economia così non ripartirà mai. È una cosa veramente cieca. Io vorrei veramente confrontarmi su questo tema. È la crisi che ci mette di fronte a questo. Sono i cambiamenti climatici che ci mettono di fronte a questo, ma voi la sfida non l'accettate. La vostra filosofia è questa. Avete attaccato in maniera strumentale. Ieri, stamattina, vi pulivate la coscienza con 50.000 euro sul dissesto idrogeologico e poi oggi venite qua a cercare di deregolamentare tutti gli strumenti. Questa è la vostra ricetta. 1, 2, 3, l'avete messa in fila in maniera conseguenziale e questo oggi è il risultato che portate all'attenzione dei cittadini della regione Liguria. Veramente vorrei confrontarmi su questo. Come si ripopolano le campagne? Ma non è certo deregolamentando gli strumenti urbanistici, Garibaldi, Melgrati o chi l'ha detto. Bisogna fare delle politiche per far sì che i giovani ritornino ad abitare le campagne o che i giovani che sono nati in campagna ci rimandano, oppure i migranti che arrivano nella nostra regione che vadano a fare i lavori che noi non abbiamo più voglia di fare, che i nostri genitori non ci hanno insegnato a fare e che pure, siccome abbiamo studiato, non vogliamo più fare, perché lavori magari manuali non abbiamo il coraggio di farli perché ci sembrano un deprezzamento, invece sono un grande valore, perché gli agricoltori portano dentro di loro una grandissima cultura che l'hanno messa anche a disposizione ed è un patrimonio che va salvaguardato e tutelato. Quindi, detto questo,
Risparmio 4 minuti e 50 del mio intervento, perché è una discussione che veramente la trovo squalificante per il Consiglio regionale a distanza di pochi giorni da quello che è successo. Vorrei sapere se avete un briciolo di coscienza, se da quello che avete detto ieri a quello che avete detto stamattina, a quello che avete detto oggi pomeriggio, se c'è un senso logico e se c'è quello che vi ho detto io prima.